Ok. Dove ci siamo conosciuti? Al bar dell'aeroporto. Troppo volgare. Che ne dici del posto dove faccio volontariato? E dove fai volontariato? Non lo faccio. Avrei sempre voluto farlo e ora non devo più. Sì, non credo che dirlo sia la stessa cosa di farlo. Secondo me sì. Perché non hai mai parlato di me? Sei repubblicano. Quando l'ho conosciuto ho pensato... Non esiste, non può funzionare. Ma era coraggioso. E lei era così... impavida. Sentito, usa parole come impavida. La sua risata. La prima volta mi ha lasciato senza fiato. In realtà era più aperto di quanto io non fossi mai stata. Non mi ha mai scoraggiato neanche la sua fede, anzi in realtà la trovavo sexy. Mentre lei mi parlava dell'evoluzione, mi chiedevo che cosa avrei provato toccandole il collo. Hai un collo incantevole. Mi piace come si tocca il labbro quando si sente vulnerabile. Io non faccio così. In questo modo? Non faccio così. Sì. Mi chiedevo come sarebbe stato baciarlo. Davvero? No, ma è quello che dirò a mamma e lei andrà al settimo cielo. Va bene. Fantastico. Prima di incontrare lei, io non credevo nell'amore a prima vista. Pensavo non esistesse. Ma poi ho visto questa ragazza incosciente che aveva dimenticato la sua bellezza. E ho pensato che se mi fossi svegliato ogni mattina con quel viso accanto, avrei potuto superare ogni cosa. E tu eri esattamente accanto a lei. I can't